Stasera prende il via la 70ª edizione del Festival di Sanremo, condotta quest'anno da Amadeus, e noi ci colleghiamo con la nostra inviata, Carola Carulli. Carola. Sì, buongiorno dal Teatro Ariston, conferenza stampa in corso. Amadeus ha detto finalmente si comincia questa sera, in sala anche Diletta Leotta e Rula Gebreal, che ha ringraziato per il coraggio ad Amadeus di averla invitata. Stasera ci sarà anche Jessica Notaro che canterà una canzone con Ermal Meta dedicata appunto alla sua storia, alla violenza sulle donne. Qui con me ho i miei ospiti, ve li presento, Francesco Gabbani e Levante. Allora Francesco, tu 3 anni fa sei stato il vincitore di Sanremo, torni qui con una canzone, Viceversa, com'è tornare? È tornare, ma per me è un tornare con grande serenità, perché proprio aver scritto questa canzone che mi ha deciso, diciamo, a tornare alla festa di Sanremo, perché probabilmente mostra un altro modo di far musica che fa parte del mio modo di esprimermi, diverso da occidentalista, ma più intimista, emozionale. Sono molto contento, in realtà sereno, di essere qua e non vedo l'ora di cantare, ma domani sera canterò io. Domani sera, come, sì. Come Levante. Ecco Levante, tu invece la prima volta all'Ariston con una canzone Tiki Bom Bom che racconta di tante cose anche di persone speciali, come essere qui per la prima volta? Essere qui per la prima volta è molto emozionante, non volevo cadere nella retorica dell'emozione, ma sì, vi dirò che sono molto emozionata, anche divertita. Però prima Francesco mi diceva, guarda che è tutto normale, sali su quel palco, la componente fisica dell'emozione c'è, e quindi io sono molto felice di essere qui, anche con un messaggio molto forte come quello di Tiki Bom Bom, che parla veramente alle persone che hanno qualcosa di speciale da difendere. Bene ragazzi, io auguro in bocca al lupo davvero di cuore. Allora, adesso stasera i 12 big in gara, ma non c'è chi per la prima volta va al Calari, non è soltanto Levante ma anche Piero Pelù. Vediamolo in questa intervista, poi la linea per tornare allo studio.